Ciao ragazzuoli, buon martedì! Allora, questo video l'ho fatto per due motivi che volevo appunto condividere con voi. Allora, la prima motivazione è questa: questo weekend ho avuto la fortuna di vedere due film tratti dai libri. Stiamo parlando di It di Stephen King e L'uomo di neve di John Esmo. Ok. Allora, devo dirvi, opinionissima personale, It mi è piaciuto, anche se secondo me è molto meglio il libro. E poi dovranno fare sicuramente il secondo capitolo. E a mio avviso hanno tolto la parte che appunto metteranno nel secondo capitolo, che però a mio avviso era la parte più interessante e che ti intruppava di più a livello psicologico. Comunque mi è piaciuto. Il secondo film è L'uomo di neve. Anche quello devo dire mi è piaciuto questa volta molto. It mi è piaciuto così così, diciamo. L'uomo di neve invece mi è piaciuto molto e l'ho trovato fedele al libro, bei paesaggi. Bello tutto, insomma, a me è piaciuto davvero tanto, quindi se anche voi avete letto il libro vi consiglio di vederlo, insomma. Volevo dirvi anche queste due cose qui inerenti al mio libro. Da oggi lo potete trovare alla libreria Antigone di Milano in vendita, oltre che alla libreria Popolare e alla libreria Legatoria Borghi, che sono rispettivamente la libreria Legatoria Borghi in via Gian Giacomo Mora numero 15, la libreria Popolare in via Alessandro Tadino numero 18 e la libreria Antigone in via Cromer al numero 20. Se ho sbagliato, fatemelo notare, ma credo di no, onestamente. Poi volevo dirvi che il costo di spedizione per ricevere una copia del mio libro autografata da me è di 5 euro. Quindi, se siete interessati, come ho già detto, mi scrivete il vostro nome, cognome, indirizzo e io provvedo a spedirvelo. Voi mi fate un pagamento PayPal di 15 euro in quel caso, perché sapete che il libro costa 10. E niente, come letture sto finendo la saga di Dante Alighieri, che sapete che conduce le indagini nel 1300. E mi manca ancora questo libro che sto leggendo, un altro, poi ho finito. E niente, ovviamente sapete che vi terrò aggiornati qualunque fossero future ed eventuali novità. Vi auguro una buona serata, vi mando un bacio e ci risentiamo senza dubbio molto presto. Ciao!